Salve come sempre ragazzi e bentornati su Fra in the Frame. Io sono Fra e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Speedlore, il cui protagonista sarà Lodogaron. Sarò onesto, ero un po' indeciso se portare Lodogaron in questo format, principalmente perché trattandosi di un mostro nuovo non ha tutta questa storia alle spalle. Tuttavia, tra le nuove creature introdotte in questa generazione, sono dell'idea che Lodogaron siano di quelle diventate più iconiche, e che, con ogni probabilità, ha riscontrato più feedback positivi da parte della community, me compreso. Molto bene. Quindi, Lodogaron, oltre a possedere l'armatura più abusata a livello sia pratico che estetico del gioco, è uno Weaver zannuto quadrupede, dalle caratteristiche canine introdotto nella quinta generazione, quella attuale. Il corpo di questa creatura è ricoperto di scaglie scarlatte e di escrescenze apparentemente ossee, soprattutto in prossimità della coda, che il mostro può usare occasionalmente come mazza. Il nostro cane infernale ha il suo habitat nativo nella valle putrefatta, ma non è raro vederlo vagare nei soprastanti altipiani corallini in cerca di cibo. In entrambi questi ecosistemi, Lodogaron si attesta come un predatore molto in alto nella catena alimentare, anche se deve competere con avversari di un certo livello. Infatti, se mostri come Paolumo, Radoban, Zizziyaku e Granghirros possono essere feriti gravemente da questa bestia, altri come Leggiana, Larga Cougar, la Venus Caustico e Tigrex sono perfettamente in grado di mettere in seria difficoltà Lodogaron per quanto riguarda il dominio territoriale. Essendo Lodogaron una specie ultra aggressiva e particolarmente agile, solitamente non ha troppi problemi a difendersi o addirittura a respingere questi predatori una volta ingaggiati in combattimento. Tuttavia, le sue capacità non possono nulla contro draghi anziani del calibro del Valazak, come vediamo nella loro Turf War, o contro altri potenti nemici come il Devilgio, che può facilmente sopraffarlo, arrivando ad usarlo addirittura come arma impropria. Per quanto riguarda la sua dieta, questa è molto varia, agisce infatti sia come spazzino, divorando i cadaveri dei mostri morti nella valle putrefatta, sia come predatore, cacciando attivamente le sue prede. Come possiamo notare osservandolo da vicino, a questo mostro mancano completamente le palpebre e la protezione dei suoi occhi è affidata completamente alla cornea. Occhi che in ogni caso sono quasi del tutto ciechi, dato che Lodogaron si affida principalmente all'olfatto per vivere e cacciare. Le ricerche ci portano a pensare che abbia sviluppato un olfatto così fine per individuare le carcasse più fresche presenti nella valle putrefatta, ma questa sua caratteristica ha anche un utilizzo pratico in battaglia. Infatti, facendo sanguinare la preda con i suoi artigli seghettati, Lodogaron è in grado di seguirla, anche se questa riuscisse a far momentaneamente perdere le sue tracce. Ecco, parliamo un attimo proprio dei suoi artigli, ovvero la parte più bizzarra di questo mostro. Lodogaron possiede la bellezza di ben 10 artigli per zampa, 4 sempre visibili e 6 retrattili simili a quelli dei gatti. I 4 artigli visibili in realtà non sono altro che sostituti per i 6 nascosti, ed è stato teorizzato dai ricercatori della commissione che siano il risultato di una crescita normale dei suoi arti, che, cheratinizzati all'estremità, hanno creato di conseguenza questi 4 artigli visibili. Non è un caso se l'uso primario degli artigli sostituto sia quello di aiutarlo nella corsa e a tendere agguati, mentre è con i 6 nascosti che causa i veri danni nelle sue prede. Comunque, ognuno degli artigli possiede 3 file di punte seghettate in grado di provocare lacerazioni tanto profonde quanto complicate da curare, che lasciano la sua sfortunata vittima in balia del suo stesso sanguinamento. Anche se la preda del caso riuscisse a fuggire, sarà molto difficile che riesca a riprendersi dalle ferite subite, senza contare che Lodogaron può rintracciarla seguendo l'odore del suo sangue per finire il lavoro. Gli artigli sostituti di questo mostro non sono l'unica parte del suo corpo composta principalmente da cheratina, la sua coda infatti vanta la stessa composizione, motivo per il quale il mostro non avverte quasi dolore quando questa viene mozzata. Infine, dopo essersi nutrito, il metabolismo del nostro cucciolo preferito accelera notevolmente, rendendolo più feroce e combattivo rispetto al solito. Questo stato si può riconoscere facilmente dato che Lodogaron inizierà ad emettere vapore dal naso ed esibirà un brillio rosso sotto pelle, da cui l'elemento fuoco nascosto nelle sue armi. Lodogaron al momento conta una sola sottospecie, Lodogaron ebano, che fa uso dell'elemento drago e che risulta molto più forte ed aggressivo rispetto alla sua controparte normale, che attaccherà senza esitazione per il dominio territoriale. E siamo arrivati anche questa volta alla fine, Lodogaron in 5 minuti, fatto.
Grazie per aver guardato. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere like e soprattutto di iscrivervi per supportare me e il canale. Vi anticipo che il prossimo video sarà un video di lore ed ecologia sull'energigante, sulla falsa riga di quello che ho fatto per i Safi, quindi preparatevi perché spero che esca molto bene. Per il resto vi saluto e vi auguro buona caccia. Ciao!